Conoscevo Jarvis. A causa di un brutto incidente ho dovuto ricevere sangue e ho iniziato anch'io a donare. Conoscevo Jarvis, la moglie ha avuto un problema in sala parto, ha avuto bisogno di sangue e mi sono iscritto. Questi sono Ioana e Umberto, che insieme ad Alberto saranno i volti per il 2019 di Avis Provinciale di Treviso. La solidarietà non è soltanto il dono del sangue, ma la solidarietà è quello di rendere le nostre comunità, le nostre realtà associative, ma non solo, proprio le comunità sensibili al dono. E oggi è un momento per dar di conto dell'anno trascorso, è importante per dare anche i numeri delle donazioni, ma non soltanto i numeri, anche gli atteggiamenti, le modalità con cui si fa la richiesta del dono. E questo è un momento veramente importante per tutti i presidenti, per tutti i consiglieri e tutte quante le 89 e 90 con la provinciale realtà associative Avis del nostro territorio. Caloroso benvenuto a tutti voi, amici delegati. Tantissime persone hanno partecipato a questa giornata che dà di conto per quanto riguarda l'attività trascorsa. Cos'è il mondo dell'Avis? Solo tanto volontariato. Anche donare per salvare le vite. I giovani non sono mancati, anzi, contrariamente a quello che si dice, i giovani ci sono. Basta soltanto motivarli e a Treviso ci sono e sono molto grata a loro per esserci e per far promuovere il dono del sangue e non solo alle nostre comunità. E siamo con i giovani qui al Parco Hotel Villa Fiorita per la 62esima Assemblea Provinciale dell'Avis. Il tuo nome? Daniele. Anni? 26. Alessio, 37 anni. Qual è lo scopo dei giovani che stanno con l'Avis e fanno del bene con l'Avis? Poter essere il presente e il futuro dell'associazione, quindi impegnarsi condividendo e approfondendo quelle che sono le tematiche che ogni giorno si affrontano lavorando per Avis. I giovani sono il futuro dell'Avis e quindi stiamo puntando tanto sui giovani. Un appello che vi sentite di fare ai giovani come voi? Donate, donate, donate. Donate.